Ciao a tutti, sono Sara e queste sono le ricette no waste per l'alveare che dice sì. Oggi impariamo ad utilizzare l'olio esausto delle fritture per preparare un sapone casalingo. Dobbiamo procurarci 500 g di olio esausto da frittura, mi raccomando esausto e non bruciato perché bruciato non fa assolutamente bene. Come colorante noi utilizziamo della curcuma oggi, 150 g di acqua molto fredda, oli essenziali 40 gocce, noi oggi utilizziamo melissa e lavanda, guanti, mascherina, amido da bagno che può essere di riso, di mais, soda caustica 67 g. Per prima cosa prepariamo la soluzione caustica, quindi prendiamo l'acqua fredda e mettiamo la soda all'interno. Mi raccomando, sempre questo procedimento e mai il contrario. Adesso la soluzione caustica avrà sviluppato il suo calore. Noi utilizziamo un olio appena scaldato, cioè reduce da una frittura, quindi più o meno le soluzioni avranno la stessa temperatura. Se usate un olio esausto che tenete lì da un po' di tempo, assicuratevi che le due soluzioni abbiano la stessa temperatura con un termometro da cucina. Il passo successivo è quello di versare la soluzione caustica all'interno dell'olio. Una volta uniti i due liquidi, prendiamo il frullatore a immersione e li emulsioniamo. Una volta ottenuta questa consistenza liscia ed omogenea, aggiungiamo gli oli essenziali a piacere. Noi aggiungeremo circa 20 gocce di olio essenziale alla lavanda e quello di melissa. Aggiungiamo la curcuma per dare colore. In più aggiungiamo circa un cucchiaio di amido che serve per fissare le essenze. Riprendiamo il frullatore a immersione e emulsioniamo tutto. Adesso l'emulsione di sapone va fatto riposare a temperatura ambiente per 24 ore coperto da una pellicola fino a quando non si indurisce. Questo è il risultato dopo 24 ore. Vedete che il colore è leggermente più chiaro rispetto all'emulsione fatta in precedenza. Quindi lo sformiamo e lo tagliamo con un coltello. Come vedete l'interno è ancora fresco, si è seccata la parte superficiale. Questo sapone così tagliato va lasciato stagionare per circa un mese, coperto da un canovaccio in un luogo fresco e asciutto. Dopo un mese darà il meglio di sé. Vedrete che avrà anche un'ottima schiuma, nonostante non contenga tensioattivi.